Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la tragedia che si è consumata al largo di Lampedusa su un barcone che trasportava migranti. Una bombola di gas è infatti esplosa sul natante carico di persone e diretto sull'isola. Secondo le prime notizie ci sarebbero due bambini morti sul barcone con 37 persone a bordo. Ci sarebbero altri due piccoli ustionati e 5 donne ferite, una grave portata in elisoccorso a Palermo. A confermare la notizia fonti della Capitaneria di Porto. Omicidio nella notte in provincia di Catania. Un uomo di 43 anni è stato ucciso a Palagonia. Il delitto sarebbe avvenuto in Contrada Vanghella durante una lite familiare. In queste ore i carabinieri che stanno indagando hanno fermato il nipote della vittima. La procura ha comunque avviato un'inchiesta. Il GUP del Tribunale di Catania ha condannato a 30 anni di carcere Alessio Attanasio e Luciano De Carolis, entrambi siracusani, per l'omicidio scaturito nell'ambito del regolamento di conti di stampo mafioso che ha portato alla morte di Angelo Sparatore, ucciso con 6 colpi di pistola il 4 maggio del 2001 in via Gaetano Barresi nel rione popolare della Mazzarrona. E chiudiamo con i carabinieri che a Catania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni che alla guida di un'auto, risultata poi rubata, stava seguendo la vettura dell'ex moglie che aveva interrotto la relazione a causa della dipendenza da droghe dell'uomo e l'aveva denunciato per atti persecutori. Nonostante questo, l'uomo aveva deciso di seguire l'ex moglie dopo che quest'ultima aveva accompagnato la figlia a scuola. L'arrestato deve rispondere di atti persecutori, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.